spazio anche per tanti elaboratori che a Roma Moto Days hanno portato le loro realizzazioni. Tra questi la Factory Napoletana Moto Design Customs, guidata da Giuseppe De Stefano, che ha vinto il primo premio nella sezione Special Scrambler con la Lewis, e per modifiche Harry Davidson con la Moonshiner. Anche quest'anno per la Moto Design è stata una bellissima esperienza, è andata alla grande, due primi posti nella categoria HD modificate e Scrambler. Enorme successo ha avuto proprio la Moonshiner, realizzata su base Sportster 1002 e su cui sono state spese ore di lavoro esclusivamente artigianale. Dal serbatoio artigianale, parafanghi, cerchi, gomme, tutta la semplificazione del manubrio. E abbiamo fatto una carrozzeria molto molto lavorata, in dei chiaroscura con una finitura di foglia oro. L'altra moto, categoria Scrambler, primo posto, è una moto che già abbiamo presentato al Motor Show di Napoli l'anno scorso e fece il primo posto anche in quella occasione. Qui ha vinto in categoria Scrambler, ma è una moto molto ibrida, diciamo, è uno stile che abbiamo voluto lanciare, diciamo, dallo scorso anno. Una Guzzi V35, apparentemente monoposta, ma c'ha un aggancio, diciamo, posteriore che la rende anche biposto. Come tutte le manifestazioni, per noi è molto importante perché ci dà molta visibilità. Il contest per me quest'anno è stato veramente emozionante perché la giuria era una giuria veramente molto importante. Parliamo di elaboratori mondiali come Rugger Craft, Mr. Martini, quindi diciamo che è stata una soddisfazione perché le mie moto sono state giudicate da esperti mondiali del settore. Il prossimo obiettivo sarà a maggio al Motor Show di Napoli, che presenteremo altre due special che stanno in lavorazione. Discrezione, vi dico solo che una è una bagger e un'altra è, non vi dico che cos'è, però vi dico che è su una base stradale. È stata una bellissima esperienza, torniamo a casa con un bel bagaglio culturale. Sei divertito? Tantissimo, soprattutto con le persone che praticamente circondano questo mondo. Cosa ne pensi di questo Motor Days 2018? È stata un'esperienza meravigliosa, soprattutto perché ci ha dato tante soddisfazioni ed emozioni. Vi invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook, su Instagram, per vedere tutte le nostre novità. When I'm gone, you'll be sorry when I'm gone.